quindi godendo queste Winner Finals tra Ryan Tolu con il suo Bowser e Megan, mentre io mi mangio un Ku Klux Kat. Attenzione, detto anche ufficiale Kit Kat. Allora, si comincia 11 a 15. Questa scelta di Madonna, di ragazzi, Maggie. In 10 secondi 60 danni su Maggie. Solito Bowser. Ma questa scelta di da parte di Maggie invece che il suo ti riferisci? Ah sì. Ma guarda, sinceramente credo che ci abbia una migliore possibilità Ridley che non Ike. Sì, addirittura? Sì. Perché Bowser è troppo stupido come personaggio da un punto di vista di Attribus, cioè è troppo veloce per il peso e la potenza, sì, che c'ha per Ike. Invece Ridley artigliata c'ha una porca miseria. Sì, no, qui diverse volte ci prova. Qui sì, sì, cioè praticamente per stilare sempre legge, sia per cercare. Ma non di penso che sia stilare, in realtà credo no, che no, sia stilare legge, rubare legge, ma era steal. Ho capito, stilare a no, legge, no, no, dicevo. Proprio per rubarlo e punire immediatamente, oppure direttamente per prendere, visto ad alto percentuale dura molto di meno l'invulnerabilità, quindi molte volte ci prova Ryan su questo. Oh, e si fiamme becca così 10 milioni di danni e provava a fare la mossa più forte del gioco. Diciamo che a me che piacciono i personaggi che hanno le Nair autoplay, perché sia Ridley che Ike sono praticamente delle Nair con attaccati dei personaggi scarsi. Sì, no, quella di non mi viene mai il nome di questo personaggio. Ridley. Dio, Ridley. Io non mi viene mai. Tu pensa Ridley alla famosa attrice che si chiama come due newcomers di Smash Ultimate, Daisy Ridley. Ah, bene. C'è una tizia, davvero una attrice. No, voglio dire semplicemente non è abbastanza. Ah, okay, molto forte questa side B. Comunque, devo dire. Cioè, il Nair di Ridley offstage è per giocare la perfezione. Ti butti, Nair. Sì, però credo che sulla transizione da Smash 4 a Ultimate abbiano buffato le hitbox della up B aerea di Bowser. Perché a parte che c'è una finisher che prima non aveva, quindi c'è un colpetto che ti manda lontano alla fine. Ma oltre questo colpisce anche molto meglio, quindi credo che ci abbia delle hitbox migliori. Porca mamma miseria mia, che sassata qua. E tanta pure, ragazzi. Va bene, Maggie lì ha fatto una cavolata in realtà, perché ha lasciato lo scudo credo non per perriare ma per evitare, per lo, evitare shield break, lo shield break. Ma lo shield break l'avrebbe comunque evitato là. Sì, non sarebbe andato a finire. Probabilmente non lo sa o comunque capito sulla cosa ci del momento di lascia, non c'ha il tempo di pensare a una roba del genere. E forse questa effettivamente è la più grande forza di Ryan Tolu, cioè non ti dà il tempo di pensare e gioca un personaggio che se non pensi perdi. E infatti devo dire che comunque correggo un attimo si l'attacco, sta giocando che molto bene l'advantage. Che è Ryan. È Ryan? Sì sì, non. Ah, non è Tolu? Non c'è Tolu. Ah, scusate ragazzi, io c'è lui che cambia nickname una volta. No, aspetta, fermo, fermo. Abbiamo un sistema fatto apposta. È vero. Innovativo. Funzionante. Dopo è stato un casino prima. Ok, scusateci ragazzi, abitante stava per sabotare la stream, no, ma l'ho fermato. Tanto in realtà è contro questo comunque, torneo. Maggie ha veramente una montagna scalare. Scalare. Non mi veniva la parola in italiano. Non viene il nome del personaggio, quindi è giù. Sicuramente cercava di colpirlo, ma gli è piombato addosso, se l'è schiacciato. Nel mentre Ryan Tolu banna Battlefield è qualcosa che non so perché non ho sentito. Ah, e tra l'altro Ryan Tolu si aggiudica anche un game, già che ci siamo. Sì, sì, segniamoglielo, magari gli allora, può tornare questo utile. Questo primo game è stato un po' troppo unilaterale forse da parte di Ryan. Nel senso che sicuramente era il primo game per adattarsi così. Ah, Meg ha tenuto Ridley. Forse veramente è quello, ma in che, realtà quello che dicevi tu su utilizzare Ridley piuttosto che per esempio Ike. Sì, no, sono abbastanza d'accordo con te, però credo che in generale i personaggi di Maggie non siano fantastici contro Bowser. Credo che Ridley sia leggermente migliore nel matchup, ma credo che nessuno dei due sia particolarmente buono. Anche se io qua lo dico e qua lo nego, Bowser è high tier, è anche molto buono come high tier. Però il fatto è che c'è, penso che tra i due giochi meglio Ike. Sì, ma perché lo gioca da più tempo, infatti, capito? In realtà anche con Ridley, che ha così tanta meno esperienza rispetto ad Ike, lo gioca veramente bene perché la fiammella e let's è guard. Ancora recupera, tranquillo. E invece ancora la Fair, che però dovrebbe comunque e ancora let's guard. Alla fine il dash attack quel però punto. Eh sì, eh sì. Ah,
a quel punto c'è da dire che davvero la recovery di Bowser è assurda, viaggia così tanto lontano, poi c'è quella cosa che se mesci alla fine va ancora più lontano e tu sei tipo ah bella ragazzi, mi sembra una cosa, una meccanica bilanciata. Attenzione la craniata, non siamo su Smash 4, ma Raintolo trova comunque il modo di dare testate ai suoi avversari. Ovviamente sta senza salto, nel senso prima non sì, prima, sì, sì, no, assolutamente. Solo con la B, a questo punto. Diciamo che è diventata da una combo ender a uno sharking tool. Quando sì, l'avversario è su quella situazione che atterra, quella che tra l'altro non so se lo sai, ma la testa di Bowser è completamente intangibile. Non c'ha la artbox, c'ha solo la hitbox. Questa è un'altra di quelle minchiate che, cioè, passatemi la parola, ma dai, cioè non c'ho il multijab perché Bowser non gli interessa dei multijab. Non l'ha studiato a scuola, quindi non viene colpito. Aia! Bella read, bella read. Questa è una bella read. Vediamo che fa. Boom. Aspettava o la read là perché sapeva che ce l'aveva all'angolo, no? Sì. Qualcosa di difensivo doveva fare. È in forma. E infatti, quella. È veramente in forma. Down smash. Giù. Altri 28, 22 danni. Into il fuoco, una il bella. Fuoco di Bowser. Oggi abbiamo pollo arrosto, magari Gandix, un po' magro, ma. Ridley. Non so perché mi sembra Gandix. Aiuto. Oddio, Gandix. Mi ha preso proprio il cervello. Ma che non so cosa stia. Due cose sono infinite. L'universo e i modi che abitante di chiamare Ridley. Il pipistrello. Allora. Assurdo, veramente. 209%. Per Bowser. Sì. E questa è la solita. Cioè, e alla fine. E alla fine dice my time has come. Per piacere. Se le può evitare. Alla fine c'ha 209% e sta roba uccide. Quindi cioè, anche io me buttavo, ma nel senso nella vita reale me buttavo al posto di Meg. E Raintolu si aggiudica anche questa partita. E vai, dai, sta andando spedito. Forse magari ci beccheremo una partita diversa dal solito, che è il Marto contro K-Cat tra poco. Scusate ragazzi, sono un po' di palle. non si direbbe. Ma la realtà è che sono il più grande fan di Elmarto e lo voglio vedere giocare almeno una volta. Vorrei vederlo anch'io. Tra l'altro Elmarto, questo infame, mi ha promesso che avrebbe fatto il taunt segreto di Falcon Stream. No, il taunt segreto di Falcon Stream. Ok, è tornato a Ike comunque. Ma perché ha detto, vabbè dai, senti, Ridley non funziona. Ha fatto tipo, rientra, vai Ike, scelgo te. Secret di Pokémon Trainer. Oh. Raintolu carica una smash un quarto d'ora. Ike ha la decenza di non cascarci. Se fosse stato una persona tipo me, probabilmente ci avrei fatto il dodge dentro. Sì. Esatto. Avrei fatto tipo la mia prima, non lo so, wave bounce cape della storia con Dottor Mario e ci sarei atterrato sopra. Ma che comunque sta andando mai assolutamente. Sta andando così bene che è appena morto. Ma via! È morto con la sorpresa! È morto con la sorpresa! E dove io? Comunque, ritorniamo un attimo ad una situazione. Ok, no, se moriva, morivo io. Cioè, era proprio la cosa più. C'è stato un game prima qui. C'è stata una cosa sì, contro pasta. Esatto. Si è suicidato tipo 30 volte. L'ho visto. Io ho pure scritto in chat di Abono in Quar. Sì, sì, però vabbè, certo. Allora, è la seconda stock che è Meg che prende vantaggio all'inizio. Poi e perde. Pulse of Steel. No, nel senso, seconda stock di questo game in cui prende vantaggio e qui cercando di leggere il counter. Quella è la Gas 7 special di Meg. E quella se la ricorda bene. Se la ricorda sì. Bravo qua a conservarsi il secondo salto. Ancora più bravo ad andare basso. Ancora più bravo a leggere l'opzione difensiva di Raintolu, che a questo punto recupera lo stesso. Madonna santa, ragazzi. Troppo presto. Sì. Però, cioè, Bowser c'ha veramente tanta finestra di mix up là, perché va ovunque quella bisuca. Ricordiamo il gas 7 era. C'è stata questa. Questa. Però non ha funzionato. Sì, era proprio quella decisiva, tra l'altro. Era quella decisiva e questo è costato il game finale a Meg. In questo momento Meg è sulla sua winner stock, mentre invece Raintolu c'ha ancora due game dietro, quindi può permettersi di giocare a caso come fa sempre, che però per qualche motivo vince lo stesso. È totalmente a caso. Sì, chiaramente, no. Cioè, palesemente spam tasti a caso, il suo personaggio fa il resto. È primo per questo motivo. Comunque dicevo, vabbè, in questo momento bravo qua ad andare in alto, probabilmente non ha solo acchiappato il bordo, ma io sono un ottimo caster, lo faccio sembrare un bravo giocatore, anzi un gran giocatore. No, ce n'è solo uno, ce n'è solo uno. Scusi. Allora, ragazzi, qui c'è
un attimo un vantaggio per Megan. Sì, ma... che sta tenendo il controllo dello stage. Secondo me contro Bowser non ce l'ha mai il vantaggio, a meno che non sia tipo 3 stock a una. Cioè, davvero... Però, cioè, basterebbe essere una cosa... Guarda che a lui è basta una smash, cioè... Quello è vero. Guarda, 91%, bene, adesso siamo alla pari. Bene, bene, che t'avevo detto 3-0, guarda. Impressionante. In questo momento Maggie ha la lead. Sì, sì, certo. Impressionante. Bella la lead, vero? Impressionante. L'ha pure detto, capito? È colpa di Abitante se hai perso, cioè, Caster Cursed. Abitante, in questo momento Maggie ha la lead. Rentolo, hold my beer.